Presidente, sull'iter dell'aeroporto oggi è arrivata un'importante conferma. Questa volta è dalla Regione, c'è un parere positivo dal punto di vista dell'impatto ambientale. Fatemi ringraziare senza enfasi, ma con il dovuto riconoscimento che gli si deve, l'assessore regionale Roberto Di Mauro, che grazie alla titolarità che ha verso quest'ente, verso la Regione, è riuscito in un mese a farci avere dall'ingegnere Zuccarello, che è il capo tecnico dell'assessorato territorio e ambiente, a farci avere in un mese le relative certificazioni che danno finalmente un taglio netto a quello che è il futuro dell'aeroporto. È giusto ricordare che in questo iter importante è stato il lavoro effettuato dall'ingegnere capo di Licata Ortega e dall'ingegnere Carlino, che non solo ha messo tutto il suo studio a disposizione della provincia gratuitamente, ma che hanno fatto in modo che i tecnici dell'assessorato territorio e ambiente non trovassero alcuna disfunzione circa le richieste che abbiamo fatto. Avere la VAS e avere la VIA ci porta a dire oggi con certezza, grazie all'intervento del Presidente Lombardo, all'intervento dell'assessore Di Mauro, altrimenti non poteva essere, possiamo dire che l'aeroporto non è più una telenovela, è una grande realtà che ci permetterà di vedere sorvolare gli aerei nei nostri cieli già dal 2013. Noi tra qualche giorno organizzeremo il 2 maggio una conferenza con gli agricoltori, questi agricoltori, se sono agricoltori, perché dobbiamo vedere se si tratta veramente di imprese agricole, perché dobbiamo vedere se sono effettivamente lavoratori in quella direzione. E comunque noi non vogliamo assolutamente mortificare le ambizioni e le aspirazioni di quelli che vivono con quel mestiere.